Il circuito in figura contiene un generatore che mantiene una differenza di potenziale di 80 volt e 5 resistenze di cui conosciamo il valore di tutte, R1, R2, R3, R4 e R5. R2 e R4 sono uguali, ok? Beh, risolvi il circuito, quindi vuol dire trovare di fatto le tensioni e la corrente o le correnti. Ora, prima cosa da fare, partiamo ragionando sulle resistenze equivalenti, sulla resistenza equivalente, perché iniziamo a notare che sicuramente R2, R3 e R4 sono in serie e quindi la resistenza equivalente di 2, 3, 4 sarà R2 più R3 più R4, quindi se fate la somma salta fuori che è 40, giusto? R2, R3, R4, sì, 40 ohm. Fatto questo, ragionano R2, R3, R4 e guardo i capi a cui sono collegate, no? E quindi noto che questa equivalente qui è in parallelo con questa. Quindi posso dire che la resistenza equivalente di 2, 3, 4 e 5, e sarà questa, no? Sarà R5 per R2, 3, 4 che ho calcolato prima, fratto R5 più R2, 3, 4. E qua se faccio il conto mi salta fuori 20 ohm. Fatto tutto questo, allora vado a notare che R1 è in serie con tutta questa, no? Perché la corrente che passa qua dentro è la stessa, e quindi la resistenza equivalente totale R1 più quella che abbiamo calcolato prima, che abbiamo la vecchia, sarà uguale, se fate il conto, a 100 ohm. Ok? Cosa mi serve questo? Trovare la corrente totale che passa qua dentro, no? Quindi V fratto R equivalente e sarà 0,80 ampere. Ok? Inoltre posso sicuramente dire che questa è anche la corrente che passa in R1. Quindi I1 è sicuramente uguale a I, e questa l'abbiamo trovata, infatti. Se invece voglio trovare, cioè devo trovare, anzi, i vari cali di tensione, tra virgolette, le varie tensioni, quello che posso iniziare a fare è dire, beh, uso la legge di Ohm, quindi V1 sarà uguale a R1 per I1, ok? E vi fate il conto, che possiamo fare anche noi, perché in realtà è una stupidata, 80, sì, viene 64 volte, ok? Poi, la differenza di potenziale che c'è fra qui e qui, ok? Ovviamente è la stessa di quella che c'è anche fra qui e qui, perché queste sono in parallelo. Allora, se ci ragioniamo, V5, ok, dovrà essere che cosa? La V che abbiamo del generatore meno V1, che è quella che abbiamo trovato, no? Sì, giusto. E quindi viene 16 volt. Ok? Così abbiamo trovato tutto. No, ci manca la corrente. La corrente che passa in 2, 3, 4 ovviamente è la stessa perché loro sono in serie e sarà quella che abbiamo appena trovato. V5, che è uguale fra V2, 3 e 4 è la stessa. Sarà V5 fratto la resistenza che abbiamo calcolato prima, quindi 16 volt fratto 40 ohm, e quindi viene fuori 0,40 ampero. Non abbiamo ancora tutto perché ci manca i 5 sarà V5 fratto R5, quindi anche qua 16 diviso 40 fa 0,40 ampere. E poi, abbiamo trovato questo, no, ci manca V4 e V3, e anche V2, quindi.
Allora, quindi partiamo da V3. V3, no, come partita, beh, cambia molto, mi sa, perché qui posso usare ancora la legge di Ohm, perché so che questa R2 vale 10, questa vale 10 Ohm perché è uguale, R3 vale 20 Ohm, e stesso discorso per trovare V2, andrò a fare R2 per I2. Ok, qua stessa cosa, per trovare V4 vado a fare R4 per I4. Queste mi aspetto che siano uguali. Cos'è? 10 per 0,40 viene 4, infatti torna. E per trovare R3 faccio 20 ohm per 0,40 A, che è la corrente che passa, e trovo V3. Ok, qua cosa ci viene detto? Ci viene detto che nel circuito della figura il generatore mantiene una differenza di potenziale di 28 volte. Le resistenze valgono R1, R2, R3, R4, quindi conosciamo i valori. Risolvi il circuito. Allora, come prima, ragioniamo sul fatto che prima di tutto la resistenza equivalente di questo circuito sarà data da queste due in parallelo, in serie a queste due in parallelo. Quindi R1, 2 più R 3, 4, mi scrivo la formuletta del parallelo per queste due, R1 più R2 più R3, R4, R3 più R4. E qua se fate il conto vi salta fuori come resistenza equivalente 280 ohm. Questo mi permette di trovare quanta corrente sta passando in questo circuito, quindi V fratto la resistenza equivalente, quindi se fate 28 diviso 280 vi viene fuori 0,100 ampere. E queste sono proprio cose di base che facciamo subito. Ora dobbiamo trovare le varie tensioni, quindi sicuramente qui e qui, cioè questi due capi, avete la stessa differenza, no? Quindi io posso dire che se voglio trovare la corrente che passa, ad esempio, dentro I1, dentro 1, questa sarà uguale a V12 fratto R1, così come I2 sarà uguale a V12 fratto R2. Ok? Però mi manca V12. Sì, non ce l'ho, esatto. V12. Ah, giusto, sarà I totale che abbiamo trovato prima per R12, quindi 0,100 A per 120 ohm, che fa 12,0 volt. Questa la uso qui dentro, R1 e R2 le conosco e posso trovare questi valori qua, che penso siano appunto corretti, che sono 40,0 mA e 60,0 mA. Quindi ho trovato correnti V, mi manca I3 e I4, ma vale lo stesso discorso, perché per trovare I3 e I4 posso usare la legge di Ohm, V3 4 R4. Per trovare quanto vale V3,4, che è quello che mi serve, ragiono allo stesso modo di prima. Quindi, se so che devo trovare, devo avere come valore V3,4, ragione dico, beh, V3,4 sarà I per R3,4, che abbiamo calcolato prima, no? E da qui mi ricavo quanto vale V, sostituisco, insomma, fate il conto, dovreste ottenere questi valori qua. Ok, ragioniamo un attimino sul circuito nella figura che è alimentato da un generatore che eroga una tensione di 24,0 volt. Calcola l'intensità di corrente che attraversano ogni resistore. Noi sappiamo R1, R2, R3, R4. Beh, allora, prima di tutto dobbiamo calcolare la corrente totale e quindi ci serve calcolare la resistenza equivalente. Questo è, avete capito, è la prassi, no? Allora,
Qui non bisogna farsi ingannare dal fatto che questo è in diagonale, perché se ci fate caso, guardandolo bene, 2, 3 e 4, R2, 3 e 4 sono in parallelo. Quindi significa che 1 su R2, 3 e 4 sarà uguale a 1 su R2 più 1 su R3 più 1 su R4. E se vi fate il conto e appunto girate, trovate che l'equivalente R234 è 3,24 ohm. Ok? Capite, no? Perché è in parallelo. Ed è qui come se fosse tutto attaccato, io avrei potuto averle anche così. Solo che l'angolo magari vi inganna. Fatto questo, capisco però che allora la resistenza equivalente totale sarà la serie fra R1 e R2, 3, 4. Quindi fate il conto, 6 più 3,24 fa 9 e 24 ohm. Questo mi permette di trovare quanto vale I totale, sarà V fratto R equivalente, e se fate il conto vi salta fuori 2,60 Ampere. Ora dovete trovare le varie correnti, ma il ragionamento adesso è facile perché per trovare i due, questa chiaramente sarà anche I1, se ci pensate, eh? I1 uguale a I, ok? Perché passa appunto per la prima resistenza. Trovare invece I3, I4 è uguale a quello che abbiamo fatto prima, no? Perché I2 sarà uguale a che cosa? Alla differenza a tensione che avete ai due capi di 2, 3, 4 fratto R2. Se volete trovare I3 è la stessa cosa fratto R3 e così via. Quindi la chiave è trovare quanto vale V2, 3, 4. Ora V2, 3, 4 non vale altro che la I totale per la resistenza equivalente che avete calcolato prima. E facendo i conti dovrebbe uscire il risultato.